Un appuntamento che si ripete, un appuntamento che diventa sempre più prestigioso, legato anche alla beneficenza. Sì, un appuntamento ormai giunto alla nona edizione, 11 anni che lo stiamo facendo, 2 anni di fermo per il Covid, come tutti, siamo ripartiti l'anno scorso con dei ottimi risultati, quest'anno le attese e le aspettative, anzi ormai i primi segnali sono ancora migliori. È un'iniziativa che ci vede legati all'AILE Federico Luzzi di Arezzo, un'associazione benefica, la nostra sezione anche in questo è sempre pronta, partecipa al banchino con un banchino al Calcit e partecipa a tutte le iniziative benefiche. Non facciamo solo calcio. Tra l'altro c'è da dire una cosa, che è legata l'AILE direttamente allo sport, con Federico Luzzi che era un grande tennista. E, indipendentemente da questo, quante le squadre che verranno ad Arezzo? Dunque, le squadre che verranno ad Arezzo sono 12 e rappresentano 12 città italiane, da Reggio Calabria al Friuli al Piemonte, praticamente tutta l'Italia è coperta. Quest'anno non hanno partecipato squadre delle isole, ma per il resto siamo al completo, sono 12 squadre. C'è anche la rappresentanza aretina? No, gli arbitri aretini si accollano l'onere e l'onore di organizzare il torneo, non è poca cosa. Giochiamo in altri tornei ma non partecipiamo a questo perché vogliamo accogliere essere, e dare il meglio di noi per quanto riguarda l'organizzazione del torneo.